La Costituzione è un pezzo di carta, la lascio cadere e non si muove. Bisogna metterci dentro l'impegno, lo spirito, la volontà. Quest'anno la mia classe partecipa al progetto Adotta un articolo, che propone la lettura di alcuni articoli della Costituzione italiana e la loro rappresentazione attraverso dei disegni. Prima abbiamo visto come è nata la Costituzione italiana, poi come è strutturata al suo interno. Abbiamo capito che la Costituzione italiana è l'insieme delle leggi fondamentali dello Stato. Gli articoli che abbiamo letto e poi rappresentato fanno parte dei principi fondamentali e sono l'articolo 2 e 4. L'albero a forma di mietita rappresenta la crescita della vita scolastica. Poi abbiamo fatto dei piccoli disegni come chioma perché rappresentano tutte le materie scolastiche che facciamo. Abbiamo rappresentato il diritto alla cittadinanza con dei bambini di diverse nazionalità che si danno la mano e che significa che si vogliono bene. Abbiamo disegnato due braccia, una del povero e una del ricco, che si danno la mano indipendentemente dalla condizione sociale. Abbiamo rappresentato l'articolo 3 della Costituzione che dice che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge senza distinzione di condizioni sociali. Stiamo disegnando l'articolo numero 10 che dice che gli stranieri che arrivano in Italia, se hanno espresso un'idea in Africa e sono stati minacciati di morte, possono stare in Italia e non rimangano, cioè non è che dopo li consegnano alle autorità. Invece se hanno commesso alcuni crimini, sono obbligati in pratica a darli e consegnarli alle autorità per farli pagare. Qua stiamo disegnando l'Italia con la Sicilia, qua faremo la Sardegna, l'Africa e poi disegneremo le rotte che fanno per arrivare gli uomini che dicono puoi entrare. Stiamo disegnando quello che significa un po' per noi i diversi colori della bandiera d'Italia, verde come l'erba d'estate quando giochiamo nei parchi, bianco come la neve in inverno che giochiamo con le palle di neve con gli amici e rosso come il fuoco nel caminetto di montagna quando andiamo in vacanza del fuoco, il rosso del fuoco nel caminetto che ci scalda in montagna. Stiamo disegnando un disegno che praticamente dobbiamo tipo difendere i gioielli che ci sono nel museo ed praticamente difendere i gioielli che ci sono nel museo dove ci sono quando arrivano i ladri, perché praticamente qualche volta, la maggior parte delle volte, i gioielli nel museo vengono sempre rubati ed quindi stiamo facendo un disegno sulla protezione dei gioielli che ci sono in Italia. Qua c'è il lavoratore che sta lavorando, dopo va dal suo capo e gli dice che è stato bravo e gli dice che può andare a fare una vacanza e gli dà i suoi soldi perché è stato molto bravo. Dopo abbiamo disegnato che lui con i soldi è riuscito a mantenere la sua famiglia e poi dopo abbiamo rappresentato lui che fa la sua vacanza e si diverte. Thank you.
Stiamo disegnando l'Italia e tutte le cose che fanno per noi, la Repubblica che fa per noi. E quindi noi disegniamo tipo la polizia locale, l'ospedale, il postino e il supermarket. E abbiamo disegnato anche altre cose qui che avevamo disegnato insieme io e Tom. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge. Tutti i cittadini, quindi tu cosa hai disegnato? Che cos'è questo? Una bilancia che indica che siamo tutti uguali e quindi nessuno è più importante e nessuno meno importante. Quindi la bilancia tiene tutto in parità? Sì. Di voi o verso di noi, faccio dritto dopo ve lo giro, articolo 12. Abbiamo disegnato quando la mamma del bambino chiede al lavoratore se può stare a casa perché è incinta e il lavoratore gli dice sì, ok. Quindi il nostro disegno rappresenta che quando una donna è incinta devono lasciarla al riposo a casa. L'Italia è una repubblica democratica e la sovranità appartiene al popolo. La pace. C'è qualcun altro che sta disegnando l'articolo 11? Benissimo. Che cosa hai disegnato, Pietro? Guiducci. Delle armi a terra e con sopra faccio un po' di fiori. Fiori, quindi niente bombe, niente armi. Che cosa rappresentano i fiori? La pace. La pace, la natura rispettata, l'essere umano rispettato. Invece Carlo, articolo 11? Ho disegnato due mani che si incontrano, due bandiere dell'Italia, il simbolo della pace. Ha disegnato tante cose. Tante cose che ricordano la pace. In Italia non c'è lo Stato che controlla gli articoli dei giornali, c'è la libertà di pensiero. In questo disegno abbiamo disegnato una bilancia con i pesi a pari altezza e con su delle persone.
Questo fa capire che tutte le persone sono uguali davanti alle leggi e hanno pari dignità sociale. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita 5 cittadini che hanno illustrato la patria per altissimi metri, meriti del campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Dai, facciamo di tutto un animale a testa. Famiglia. Un animale, quello che vuoi. Famiglia. Quale che vuoi? Gira. Giratelo, gira. Hai il ruolo. Hai il ruolo. Ok. Hai il ruolo. Te lo giro. Poi facciamo l'H che è... cos'è? Ospedale. È vero. Poi c'è un albero. Un albero, albero adesso non sembra nuovo. Cosa vuol dire? 70 anni ben portati, Anna. Che è da 70 anni che c'è la Costituzione. Bravissima, è da 70 anni. Infatti il titolo sotto cosa ci dice? Che la Costituzione fu approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1900. Bene, ed entrò in vigore il 1 gennaio successivo, cioè nel 1948. Al compleanno Costituzione! Possiamo rifare. Dai che stanco, fate. Dai bambini. Dai, l'ultima cosa, poi abbiamo finito, siete stati bravi. 3, 2, 1. Buon compleanno!